Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica. Voglio approfittare di questi spazi, mi sto ritagliando nell'infrasettimana, mercoledì, giovedì, dipende un po' quando riesco, venerdì, quando riesco a pubblicare, per condividere con voi alcune considerazioni sul mondo elettrico, facendolo qua nella vettura che attualmente utilizzo per andare tuttora sul posto di lavoro, per dare anche un po' un senso di normalità, di tranquillità, perché credo che in questo momento più di qualsiasi altro momento bisogna continuare a seguire le regole, però cercando un pochino di spaziare con la mente, perché se no credo che un po' uscire da tutta questa situazione un minimo in maniera mentale possa altro che farci bene. In questo video volevo parlarvi un po' di esperienze elettriche. Qual è stata la vostra prima vettura elettrica che avete guidato, avete provato e avete magari acquistato? Io, come sapete, sono in attesa della mia prima vettura, però sono tanti anni che ci sono appassionato e ho avuto modo di provare diverse vetture che cercavo un po' anche il giusto compromesso, no? Diciamo anche resa. E davvero sono passati tanti anni, quindi diciamo è una passione di lungo corso. La prima vettura ho avuto modo, ma poi voglio sapere anche la vostra, o nei commenti o ragazzi nella pagina Facebook di Marche Elettrico, magari se volete potete mandarmi anche dei piccoli video, magari potrei farci anche un montaggio, chi lo sa. La mia prima vettura che ho provato è stata la Sion di Sono Motors, non ricordo bene l'anno, perché sì, qui la roba vola, credo 3 o 4 anni fa, però davvero è stata anche una delle più grosse delusioni elettriche che abbia mai avuto. Diciamo che ci avevo creduto molto, l'idea della startup che prende, di fatta da giovani, che studia un'idea nuova, che praticamente prende e dal niente crea una vettura, diciamo, riempita di pannelli fotovoltaici, il che le permette di avere 30 km di autonomia, anche di più, in aggiunta d'estate, a seconda di quella è la latitudine, insomma, in cui la vettura si va a trovare. È un'idea veramente meravigliosa ed abbiamo avuto modo di provarla a Firenze. Diciamo, la seguivo già da un annetto, poi cominciarono il tour e mi registrai quanto prima nella mia città e il percorso fu breve, fu un piccolo anello intorno a un hotel di periferia, però l'idea mi piaceva molto, la vettura era molto prototipale, schicchiolava da paura, però i pannelli c'erano, credo fossero disegnati, l'idea me la dava, c'avevano quel famoso muschietto come impianto d'aereazione, a me non mi dispiaceva l'idea, come era stata sviluppata, è che non ho prenotato niente, non contribuì, bisogna essere sinceri, però credevo davvero che sarebbe riuscito ad arrivare sul mercato e invece, diciamo, su questo mi sono un po' illuso. È andata come è andata. La seconda vettura che ho avuto modo di provare è stata la Kona elettrica. Kona elettrica che come misure devo dire che era ciò che io vedevo. L'idea mia personale non era di comprarmi un macchinone da 800 metri, ma una vettura che facesse il mio comodo nel maggior modo possibile, quindi non solo come dimensioni ma anche come spaziosità interna e la possibilità di parcheggiarla bene in città, diciamo quello era un mezzo che particolarmente interessante. Aveva una caratteristica molto particolare, quella che nella modalità più sportiva aveva un'accelerazione tale che fischiava le ruote, e credo che questo fosse un piccolo, diciamo, problemino della vettura, perché penso sia normale che te premi l'acceleratore con la modalità più spinta e le ruote le slittano. Però è stata una bellissima prova fatta con un folle, perché aveva un po' il piede pesante colui che era con me nella prova,
però mi è piaciuto tanto. Alla domanda come mai non ha preso la Kona, perché costicchiava particolarmente. E allora, diciamo, nonostante la prova fu molto positiva, nonostante la vettura mi piaceva, ma declinai. Poi ho avuto modo di montare sopra l'Audi e-tron, su vari Tesla, ho guidato la Tesla Model S che abbiamo preso per il nostro matrimonio, macchina stupenda, lunghissima, troppo lunga per me, ma davvero fantastica. Vi racconto questo aneddoto: ho avuto un terrore di aver preso una multa, roba da pazzi, perché diciamo si tornava a casa dopo aver preso la vettura dalla provincia di Vicenza e siamo usciti dalla sede autostradale per andare a caricare al supercharger. Usciamo e dobbiamo fare, non so, saranno stati 5-6 km di strada extraurbana. C'era una macchina che faceva due all'ora. Allora, sborone, con la Model S l'ho sorpassato. Ma come premi sulla Model S ti parti a razzo, e io l'ho passato in giro di un secondo, però ero già a più di 100 all'ora. E ho visto che c'era una telecamera dell'auto Veloz e guardava qua, ho detto, ma porca miseria, ciaccia, ho preso una multa. Invece poi si vede probabilmente che funzionava solo con quelli che veniva dal lato di là, o magari erano per intimorire. Ma è arrivata, sotto questo profilo siamo molto positivi. E diciamo, un piccolo difettuccio c'aveva, che era quella e ti poteva far prendere un pochino il piede della Model S, però veramente fantastica, un po' lunghina, però veramente fantastica. Poi abbiamo provato la Opel Corsa, che devo sempre, lo so, fare il montaggio video, però dovrei molto parlare, anche perché un po' ho registrato, un po' ho avuto modo di guidare e non avevo nessuno con me, sicché non ho potuto registrarmi nella guida. Ho avuto modo di provare la DS3 Crossback, anche se il solito discorso dello percorso, dovrei registrare un po' quanto fatto, e lì non ho potuto nemmeno registrare il pilota prima del mio giro di pista. Forse poi ho scoperto il motivo, lui non voleva, ma ho scoperto il motivo perché diciamo aveva il piede leggermente pesante, e credo che non volesse far risultare in un video che diciamo l'estrurbano e autostradale non ci fosse tanta differenza. Penso proprio che l'idea era quella. Però macchine che mi hanno veramente colpito non hanno l'accelerazione della Tesla Model S, non premete l'acceleratore e rimanete attaccati al sedile, però per me basta e avanza. Io non sono uno speedy Gonzales, e a me vanno più che bene. Ragazzi, queste sono le mie esperienze elettriche, sperando di non essermi scordato qualcosa, perché sai. Ovviamente, come non detto, mi sono scordato, però mi è tornato in mente qua quasi subito. Ho avuto modo di provare la Nissan Leaf nella versione nuova, ma da 40 kWh al Motor One Days, e devo dire che mi ha particolarmente colpito anche quella, perché ha una frenata rigenerativa molto importante. Il discorso del One Pedal Drive si sente benissimo, e forse leggermente lunghina per quello che avevo bisogno e necessità io, e sicuramente una puntina anche quella più cara di quelle, magari poteva essere diciamo un prezzo più giusto. E ho sempre trovato una grossa pecca il discorso del Chademo e non la CCS. Su quelle vecchie, su quelle nuove continua a avere sto Chademo, e io non capisco il motivo, visto che nel vecchio continente si predilige quella tecnologia, e anche l'Estra se ne è resa conto installandola sulle sue vetture. E poi con un amico a Milano abbiamo fatto un piccolo giro con la sua BMW 3, macchina che a suo tempo mi aveva molto colpito. Quando lo dissi a mia moglie mi piaceva la BMW 3, diciamo non fu abbastanza, diciamo non era rimasta colpita dal mezzo, vediamo a questa maniera. Tanto a prescindere non ne feci niente, anche perché anche essa, come discorso vale anche per la Nissan Leaf o per la Hyundai Kona,
per me costa una pentina più di quelle magari sarei stato disposto a spendere. Dopo questo escurso, se perché mi ero un po' scordato, ricominciamo. Costare ogni cosa. Con tutto quello che insiste su queste vetture, che a me affascina tantissimo. Poi non so, se volete scrivermi nei vostri commenti quella è stata la prima esperienza elettrica, la prima vettura magari elettrica avete acquistato, o se no, come vi dicevo, sulla pagina Marche Elettrico su Facebook magari potete mandarmi dei piccoli video, dei piccoli stralci e magari potrei farci anche un montaggio e magari potrebbe anche piacervi e rivedervi su YouTube per parlare di quelle che sono le vostre passioni, di quelle che sono le vostre idee sul mondo elettrico. Fate un po' come vi pare, io cerco un po' di rendervi partecipi sul nostro canale di mobilità elettrica, in modo tale anche per conoscerci un po' meglio e per passare questo tempo un po' particolare in cui nella quarantena o stiamo chiusi in casa o come magari chi come il sottoscritto va a lavorare, torna a casa e si chiude lì, quindi non c'è modo di fare altro. È una quarantena un po' particolare, magari la nostra. Per quelle aziende sono rimaste aperte, magari penso anche a tutti quelli dei centri commerciali, gli autotrasportatori, a quelli che lavorano in ospedale, ai vigili urbani, insomma, diciamo a quelli della raccolta del sudicio, dell'immondizia, tutti quei settori che tuttora continuano ad operare. Però mi piace condividere con voi queste cose anche per rendervi più partecipi sul canale. Questo è quanto, io vi saluto ragazzi, vi ringrazio ancora, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ma tanto noi ci si conosce da quasi un anno o più, e alla prossima, ciao!